Si prepara proprio a scendere sul ghiaccio l'ultimo gruppo. L'abbiamo già annunciato, ci sarà il campione del mondo Daisuke Takahashi a Torino. Davvero ci ha impressionato, emozionato. Takahashi a Torino ha vinto l'oro ed è stato il primo giapponese a vincere una medaglia d'oro per i mondiali e anche per l'appunto, non solo per i mondiali, ma anche poi per l'Olimpiade. Lui ha preso un bronzo ed è stata la prima volta per un uomo giapponese. Adesso andiamo a seguire Sean Sawyer, canadese, 25 anni, e lo scorso anno lui ha vinto la medaglia d'argento a Skate America. Un tango per lui. Triplo Axel con un po' di difficoltà nell'atterraggio. Triplo flip, triplo toll. Passaggio veramente coreografico, difficile anche da fare. E triplo lutz. L'energia. Una grande capacità espressiva, veramente, sta sottolineando tutti i momenti della musica. Costruzione a livello coreografica veramente interessante e bellissima. Wow. Short così non hanno veramente nulla da invidiare a un libero, veramente grandioso. bellissimo esercizio A me è per piaciuto lui. veramente Sì. tanto, una energia, una forza esplosiva, veramente. La sequenza di passi, pur essendo verso la fine del programma, Fatta con una carica. pazzesco. Poi veramente questa ricerca nei movimenti a livello coreografico, a sottolineare ogni singolo accento, anche la posizione finale della trota, qua cioè, una spaccata così tenendosi il piede. Sta sempre parlando di posizioni che tra i maschi non si vedono spesso. Vista così ed Guarda eseguita che così sorriso bene, poi per lui, eh. Sa perfettamente di sa aver di averlo fatto, fatto sì. un buon programma, sicuramente un bello short program, insomma, inizio di stagione importante per questo ragazzo che ha partecipato alle Olimpiadi di Torino nel 2006 ottenendo un 12° posto e proprio lì aveva ottenuto il miglior punteggio per lo short program di 67,20. Vedremo allora come verrà valutato oggi qui a Nagoya il suo short program. Sì, abbiamo appena visto comunque la difficoltà nell'atterraggio dell'Axel, questa invece è la combinazione triplo flip e triplo toll, poi eseguita senza alcun tipo di problema. Sì, forse. Ma a livello di salti, come forse mi hai sentito dire anche prima, forse ho preferito Florent Modio Amadio. e.
Sì, perché mi sembrava un attimino più solido, però a livello proprio di presenza mi ha convinto qua. Che carica, forse mi ha convinto molto di più questo programma. Sì, la grinta, l'energia, veramente, mentre stavamo qua guardando assieme, ci siamo veramente siamo stati rapiti da come sottolineasse ogni singolo accento, la forza, questa posizione poi incredibile. Stiamo sempre parlando di posizioni inusuali in una competizione maschile. Maschile, certo, come la Billman che abbiamo visto poco fa proprio per il pattinatore giapponese. Ed eccolo qua, il kiss and cry. Beh, sono solo kiss, devo dire, sì, sono baci. È affaticato, come vediamo. Beh, comunque adesso speriamo di vedere qualche cosa anche nei punteggi. Sì, vediamo, infatti. È lì che sta aspettando. Per forza, Ed ecco, allora 36-58 Technical Elements, 33-57 il Present Tension Score, 70-15 il suo punteggio. Allora, allora il suo nuovo best score nello short program, perché aveva avuto 67-20 all'Olimpiade di Torino il 14 febbraio del 2006 e invece oggi ha ottenuto un 70-15. Sì. Allora Fabrizio, andiamo proprio ad analizzare il punteggio. Possiamo vedere, dunque, ha avuto 36-58 Technical Elements, come prevedevi tu, sì. più basso sicuramente di Florent, Modio e di Agnew,